Sono Emanuela Rey e interpreto Maggie in Maggie e Bianca Fashion Friends. Maggie è una ragazza che arriva appunto da Portland e alla Milano Fashion Academy, ha vinto una borsa di studio perché il suo più grande sogno è quello di diventare una stilista, e però ha anche un'altra grande passione, quella della musica, perché sua madre faceva parte di una band e quindi gli ha sempre trasmesso questa passione per la musica, quindi lei non va mai in giro senza la sua chitarra e il suo lookbook, quindi le sue due grandi passioni sempre insieme. E arriva qui alla Milano Fashion Academy e incontra tantissimi compagni, tra cui una compagna di stanza, Bianca, che è il suo esatto opposto, cioè proprio l'opposto, quindi si scontreranno tantissimo, però sotto sotto scopriranno anche dei lati del carattere che ognuna non conosce, quindi servirà questa amicizia. Le qualità che mi piacciono di più di Maggie è che è strapositiva, cioè riesce a vedere il positivo un po' ovunque, e poi mi piace tanto la sua stravaganza, questo ci somigliamo abbastanza, perché anch'io riesco a essere un po' stravagante, iperattive, siamo tutte e due iperattive, e io non conto a differenza di Maggie, che lei è solita fare, però per calmarsi, perché è una ragazza che si lascia prendere molto spesso dal nervosismo, e forse ecco, in questo un po' le assomiglio, e però per il resto questo, Maggie è un po' così, strana tutti la chiamano, anche se lei non capisce perché. Perché non contiamo tutti quanti insieme per allontanare un po' la tensione da palco? Maggie, queste cose da strana falle quando non ti vede nessuno, ok? Oh, il rapporto con gli altri ragazzi. Allora abbiamo Quinn, che è il suo migliore amico, e Jacques, con il quale ha un rapporto che non è molto chiaro, ma proprio a entrambi non è chiaro. Non si riescono mai a trovare nella stessa situazione con gli stessi identici pensieri, quindi quando uno pensa che sono solo amici, l'altro invece vorrebbe di più. Quindi è un po' mai un incontro su questa relazione. Però forse più in là riusciranno ad incontrarsi, diciamo. Però con gli altri abbiamo Nausicaa, che è la cattiva della classe, che ci mette sempre alla prova, ci corrompe ogni volta. E poi abbiamo gli Yukiedu, che sono i pazzarelli della classe, però sono stradolci. Edu fa parte della nostra band, quindi gli vogliamo tanto bene, perché è sempre quello più dolce di tutti. Ha affrontato il viaggio con me da Portland, mi sono portata zia Betsy, che è una tipa che sembra abbastanza silenziosa, ma in realtà non lo è, perché con me fa grandissime chiacchiere proprio sempre, parliamo tantissimo, però non capisco perché tutti la guardano sempre in maniera strana. Betsy è Betsy, poi l'avete vista anche voi, no? Quindi loro mi hanno sempre spronato a inseguire questa passione, perché io fin da piccola ero quella che si metteva sulla sedia, faceva imitazioni, intratteneva le persone a tavola, quindi sono stati anche loro i primi a spronarmi, a dirmi ma perché non ci provi? Quindi devo dire che loro sono stati i primi a starmi vicino e ad aiutarmi, quindi è anche grazie a loro che ho deciso di prendere in mano questa cosa e continuare su questa passione. Ciao amici di Ginger, siete super gozy, mi raccomando seguiteci, ciao! Bianca è una ragazza molto snob, chic, che non ha peli sulla lingua e molto, diciamo, allora intanto cominciamo col dire che le piace tantissimo cantare, è proprio il suo sogno è diventare una cantante, una pop star.